Salute e salve, benvenuti su Storie d'Italia. Oggi veramente sono molto contento di avere un ospite con il quale ho visto diversi video che ho studiato proprio per quando ho approcciato il periodo Longobardi. Quindi sono proprio veramente felice, Gabriele, di averti qui con noi, Gabriele Zorzi, del cofondatore del gruppo di rievocazione della Fara. Grazie per l'invito. No, grazie a te per essere venuto. Oggi parliamo, abbiamo tanta carne al fuoco, ma la cosa che mi preme parlare è della vita comune. Io studio soprattutto, non solo ovviamente, ma studio soprattutto gli eventi. Ovviamente per studiare gli eventi mi devo anche informare su abitudini, usi, costumi, però non è il mio argomento più forte, ed è in questo caso che mi piace di solito chiamare il soccorso da casa, insomma, come si diceva in Chi vuole essere milionario. Quindi è questo l'argomento soprattutto della puntata. Ma prima di entrare nel vivo, Gabriele, vuoi spiegare un pochino come sei arrivato al mondo della rievocazione longobarda e come è venuto in mente l'attività della Fara? Sì, beh, la Fara è sempre stato un progetto di gruppo, poi negli anni il gruppo si è adattato, evoluto e cambiato, certo. ma rimane un progetto cumulativo, anche adesso che con le attività su YouTube si vede sempre il mio faccione, in realtà alle spalle c'è il lavoro di tutto il gruppo. C'è sempre un team. Esatto. E parliamo del lontano 2008, in cui io ero uno studente di quella che all'epoca si chiamava laurea specialistica, no? I due anni dopo la triennale. Sì. Frequentavo un meraviglioso corso di arte medievale col professor Pace all'Università di Udine, arte medievale 2. All'epoca la nomina UNESCO dei siti longobardi non era ancora stata ufficializzata, era una candidatura, e noi studenti di arte medievale 2 eravamo stati invitati con una certa intensità a partecipare ai convegni proprio di avvio di questa candidatura. Che bello! Sì, è stato uno spettacolo, c'era un meraviglioso convegno intitolato L'ottavo secolo, un secolo inquieto. E qui da noi, chi è abituato a frequentare le scuole in senso lato viene bombardato dal mondo longobardo, perché dalla grande mostra del 90 di La Maniglia, di Cividale, ovviamente ci viene propinato in tutte le salse il mondo longobardo, ma il programma ministeriale è sempre piuttosto scarno a riguardo. Sì, voi forse il Friuli è l'unica regione d'Italia dove questo è veramente tanto sentito, mi fa molto piacere, però è una cosa, una peculiarità regionale. Esatto, quindi tu lo sai che esiste, ma poi in realtà se non hai appunto la maestra elementare, la professoressa o il professore, poi rimane sullo sfondo. Io ho avuto la fortuna di avere questa esperienza in particolare così intensa e di avere una compagnia di amici e già collaboratori con cui avevamo progetti legati alla valorizzazione della cultura materiale locale, della storia locale, e l'idea di buttarci in un progetto che fosse legato alla cultura materiale, non tanto al combattimento, alla sfilata, che come era il mondo della rievocazione in quegli anni, 2008-2009. Sì, adesso è molto cambiato, ma capisco. Quegli anni lì era tra quello, no? Cioè chi si picchiava e chi sfilava, erano i due grandi insiemi all'epoca, e nessuno, o quasi nessuno, faceva alto medioevo. Quindi piano piano abbiamo raccolto un gruppo di amici e conoscenti intorno, di altri con esperienze magari in altri periodi, no? Chi faceva Età del Ferro, mondo celtico, chi faceva basso medioevo. Però l'alto medioevo e l'alto medioevo longobardo in Friuli aveva questa grande marcia in più, di poter indagare la cultura materiale di un momento che è fondante non solo dell'identità locale, ma dell'identità europea, a prescindere poi dalle chiavi di letture storiografiche. E quindi un po' alla volta abbiamo raccolto persone entusiaste con caratteristiche e peculiarità anche dal punto di vista artigianale. C'era chi ha voluto specializzarsi nella lavorazione del ferro, chi magari era già una sarta professionista e ha voluto dedicare i suoi studi all'approfondimento dei tessili. E tutto insieme ha creato questo piccolo gruppo, perché noi siamo circa una decina, che però è fortemente focalizzato sull'aspetto artigianale e divulgativo, no? Il motto è ricostruire per capire, capire per narrare, perché crediamo fortemente che al di là poi delle scelte individuali o dello scenario in genere, fornire al pubblico il dato materiale e spiegarglielo è il modo migliore per fargli capire il contesto culturale in genere, se non si vuole entrare nello specifico ovviamente del dato storiografico, della politica, che però
in contesti in cui il pubblico magari è di passaggio, la visita al museo di un'oretta, sì, no? È difficilissimo comunicargli dati troppo specifici, mentre un'impressione passa molto attraverso l'esperienza, no? Va di moda dire esperienziale, e la Fara si è specializzata in quello negli anni. Ecco. Bello, bello. E tra l'altro, diciamo, da un po' ha anche un bel canale YouTube con diversi video che, come dicevo, ho trovato molto interessanti. Una cosa, proprio osservando il canale YouTube, che mi ha colpito è stato tutto il progetto di ricostruzione della Grubenhaus, insomma, che avete costruito da cima a fondo. Cioè, vuoi raccontare agli ascoltatori questo progetto? Sì, quello dobbiamo ringraziare il Covid. Nel 2019 ha soppresso tutti i programmi, tutti i progetti. Quindi... E quindi vi siete dovuti inventare qualcosa da fare. Esatto, dopo anni noi siamo stati... Nel 2010 c'erano circa due gruppi longobardi in Italia attivi oltre a noi, Fortebraccio Veregrense nelle Marche, sì, e i Viniller in Lombardia, ma che all'epoca non sembravano attivi, adesso mi pare sono tornati attivi, ma non li conosco personalmente. Fatto sta che vivendo così sul confine, noi già dal 2013 abbiamo iniziato subito ad andare all'estero e abbiamo visto questi villaggi meravigliosi, con le longhouse, con le grubenhouse, con le capanne. Siamo sempre detti, bello. Questo ci vorrebbe. Parallelamente abbiamo cominciato a collaborare con Marco Valenti dell'Università di Siena, il cui gruppo è quello alle spalle dell'archeodromo di Poggibonsi, che al momento è l'unico villaggio alto medievale ricostruito in Italia. Per quanto sia carolingio, il sito in realtà ha una stratigrafia che è anche longobarda. Noi da anni con loro collaboriamo, li visitiamo, loro vengono al nostro evento in Museo Cividale, e piano piano l'idea della capanna, del villaggetto, è diventata sempre più pressante. Però finché c'erano le uscite, finché c'era l'evento da organizzare con il museo, finché c'era la Svezia, l'Inghilterra, rimaneva sullo sfondo. Facciamo delle piccole esperienze, degli accampamenti privati per il gruppo in un boschetto di proprietà di uno di noi, però non si poteva andare oltre. E il lockdown ci ha liberato, nel senso che durante il lockdown ovviamente no, ma nella tutta la lunga fase di zone gialle, zone rosse, arancioni, chi era del comune, chi era della provincia, in base alle regole, ha potuto spostarsi. E abbiamo deciso che, evitando i compromessi che sono tipici di un open air museum, e quindi anche le regole relative, ad esempio, alla sicurezza per il pubblico, o i permessi sanitari o quant'altro, abbiamo puntato a una zona strettamente sperimentale. L'obiettivo era solo gli operatori ci lavorano, raccogliamo le informazioni e le condividiamo online. E il primo passaggio per creare qualcosa di edificatorio che avesse un senso era appunto la Grubenhaus a cui accennavi tu. Nella letteratura archeologica dell'alto medioevo longobardo in Italia, la Grubenhaus è un tema abbastanza dibattuto. Per dare una definizione veloce, la Grubenhaus è una capanna seminterrata, dove l'interraggio può variare fra i 40 e gli 80 centimetri, insomma è molto variabile a seconda dei terreni. Gli elevati sono completamente in materiale deperibile, normalmente pali portanti in legno, incannucciato e argilla e paglia, e copertura in canne, incannicciato. Questa appare, o meglio, viene registrata solo durante il periodo longobardo in Italia, con queste caratteristiche, o quantomeno è quello che gli archeologi fino adesso hanno trovato. E anche piuttosto di recente, perché fino a qualche decennio fa non c'era una Grubenhaus che era stata scavata, se non sbaglio. No, infatti sono tutte ricerche degli ultimi decenni, no? Dal punto di vista di internet ormai sono vecchie, dal punto di vista dell'archeologia medievale. L'archeologia medievale sono gli ultimi 20 anni, se non sbaglio, insomma, sono state trovate, si postulavano un tempo. Tra l'altro queste capanne seminterrate, poi ti mando avanti ovviamente, però vorrei portare l'attenzione su un fattore. Io sono stato per esempio a Bucarest, c'è un bellissimo museo all'aria aperta che raccoglie tutte le abitazioni tipiche della Romania fino all'Ottocento in sostanza, e la cosa incredibile era notare come ancora nell'Ottocento in Romania, quindi con un'influenza, che poi parleremo anche degli slavi, insomma, però di quell'area lì, si utilizzavano l'equivalente delle Grubenhaus, un pochino più elaborate ovviamente di quelle probabilmente longobarde, ma il concetto di base è lo stesso.
assolutamente identico. Ma infatti la cosa affascinante per il contesto italiano, e so che tu le ho sentito tutte le puntate, no? Le ho ascoltate, hai già affrontato il tema della scuola di Vienna, eccetera, è la cosa affascinante della questione Grubenhaus in Italia è che compare con i Longobardi e scompare quando l'identità longobarda si diluisce. Esatto. E quindi, pur senza voler essere un identificatore etnico, che è un termine pericoloso, lascia comunque intuire che appartenesse a una determinata area culturale, certo, di quel momento lì e in quel momento di cambiamento. E proprio per questo noi abbiamo deciso di partire da questo tipo di struttura per la sperimentazione. Perché appunto, ad esempio, abbiamo citato Poggibonsi ha delle meravigliose strutture carolingie, che sono tutte a livello del terreno, perché sono quelle scavate dal pool dell'Università di Siena, e noi invece volevamo sperimentare qualcosa di longobardo. Abbiamo anche deciso di sperimentarlo per quanto possibile nella versione più minimalista dell'archeologia sperimentale. Noi avevamo questo boschetto molto giovane e abbiamo scelto di utilizzare solo materie provenienti da questo boschetto, con delle piccole eccezioni che poi, se vuoi, ti spiego, ma che sono veramente eccezioni puramente logistiche. Sì, ma l'avevo visto che ne avevi parlato. E quindi abbiamo scavato questo terreno argilloso, che forse non sarebbe stata la scelta migliore come collocazione per un villaggio di capanne seminterrate, però quello c'era a disposizione. Abbiamo utilizzato gli alberi del bosco abbattuti ad ascia con le asce barbute tipiche del periodo e scortecciati, messi in sito, scavati i buchi di palo, che poi è quello che gli archeologi trovano, e iniziato l'intessitura dei camiciati, poi la spatolatura delle pareti e infine la copertura del tetto. Il bosco ha fornito il 90% del materiale, con la grande variabile del fatto che ovviamente un bosco del 2020-2022 in Italia nord-orientale non è il bosco che c'era nello stesso posto, certo, 1500 anni fa. E quindi noi, dovendo appunto, volendo fare riferimento a una primissima generazione, quindi ipotizzando anche la mancanza magari in zone rurali di un percorso di approvvigionamento di legnami stagionati, e quindi volendo rimanere sul bosco di pertinenza, abbiamo usato anche essenze lignee che all'epoca non c'erano, o meglio, abbiamo tentato di prediligere quelle presenti all'epoca, ma abbiamo dovuto ogni tanto ripiegare e utilizzare le acace, che dall'Ottocento sono infestanti e a crescita rapidissima e sono ovunque, sparse intorno soprattutto alle zone dove passavano le ferrovie, perché venivano usate per consolidare le massicciate. Per costruire le massicciate, esatto. Esatto. Allo stesso modo le canne del tetto, che sono canne palustri standard, diciamo, siamo andati a raccoglierle alle foci dell'Isonzo, in una zona protetta, in accordo con la forestale ovviamente, ma in questo caso non ci sentiamo di dire che esulano dalla fornitura, nel senso che questo piccolo boschetto paludoso fornirebbe anche delle canne, ma utilizzarle per la capanna forse non sarebbero bastate e in ogni caso avremmo completamente eliminato il canneto, quindi ci pareva una brutta scelta ecologica. Abbiamo preferito andare a prendere quasi l'omologo altrove. Ecco. Certo, certo. Però la cosa interessante è lavorare su un piccolo terreno e vedere che da lì si può ricavare in sostanza il materiale per costruire una Grubenhaus. Sì, al momento è in piedi ormai, completa al 99%, nel senso che appunto ci mancavano alcune canne, ma per tutela degli uccelli migratori abbiamo dovuto aspettare l'anno dopo per andare a raccogliere. Quindi il tetto è completo tranne una piccola luce e ormai è in piedi, insomma, dalla fine dell'estate scorsa. Ci abbiamo pernottato, ci abbiamo mangiato, abbiamo fatto qualche piccolo laboratorio sempre a scopo personale, poi per i video, e abbiamo anche girato qualche piccolo video didattico per il tempietto longobardo di Cividale, per usarlo come sfondo, come ambientazione, e ti dirò che nonostante il clima non esageratamente favorevole del Friuli, che è noto per essere una delle zone più piovose d'Italia, sì, al momento tiene e durante l'inverno, durante le giornate di lavori, poi dei progetti successivi, si percepiva l'isolamento della Grubenhaus. Entrare nella capanna con un focarello acceso faceva sentire molto la differenza rispetto a stare fuori a scortecciare nella radura appena di fronte. Nonostante le grandi aperture, il fatto che una parte dell'incannocciato non sia chiuso per permettere l'uscita del fumo al meglio. Quindi queste sono piccole sperimentazioni che ci fanno capire che in effetti l'utilizzabilità di questi vani è interessante, anche perché c'è un grande dibattito a riguardo. Fossero
opifici fossero zone abitative, fossero un po' di entrambi. Perché nella letteratura che non è prettamente italiana, la grande differenziazione è la Grubenaus in abito merovingio è una zona di lavoro, telai, da tessitura, fucine. La Grubenaus in abito slavo, che però è leggermente differente come strutture, è invece un'abitazione. Quella longobarda lascia intuire che sia un po' un ibrido delle due e che faccia questo e quello in base alle esigenze. Resta poi il fatto di fondo, e questo lo dicono appunto anche gli archeologi di Siena, il villaggio alto medievale in genere è un villaggio che va vissuto molto all'aperto. Tolta la casa del signore, che ha anche altre funzioni, la capanna in sé è un luogo di rifugio, un luogo di riposo, ma la vita si svolge all'esterno. Si svolge quasi esclusivamente. Infatti quella è l'impressione quando si vede una Grubenhaus, come l'avete ricostruita voi, io invito ad andare a vedere, insomma, dà l'impressione di un'abitazione veramente poverissima, però come hai detto tu, giustamente, è un rifugio per dormire, in sostanza, o per ripararsi dagli elementi e dalle stagioni più estreme. Ma per il resto la vita avviene al di fuori della capanna. Sì, e... poi noi lì avevamo preso come punto di riferimento le misure standard. Nella fase di realizzazione, proprio perché è stato fatto tutto senza metri, senza termini moderni, ma a occhio, ci siamo accorti poi, a prodotto finito, diciamo, che lo spessore delle pareti, lo scavo dei pali, ha fatto in modo che in realtà la capanna sia leggermente più piccola dello standard, invece di essere sui 4 metri e mezzo, è sui 3 metri e 90, che sì, abbiamo perso delle misure, ma la nuova Grubenhaus che stiamo costruendo, che è di tipologia slava, e che invece ha una base in Blockbau, che è la grande differenza, cioè in tronchi incastrati, e quindi siamo sicuri del perimetro, perché non possiamo mangiarci niente, questa invece supera i 4 metri, e già i due vani, per quanto la seconda Grubenhaus sia solo in questo momento un cantiere, fanno percepire molto bene quanto possa far variare la vivibilità di uno spazio di un metro. Sì, 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 fa una bella differenza, insomma. E qui mi hai già risposto alla prossima domanda, che era appunto qual è la differenza tra una Grubenhaus longobarda e una slava, quindi è il, diciamo, è solo quella oppure ce ne sono altre? Allora, c'è la questione che appunto gli alzati sono, varia un pochino a seconda dei periodi, ma volendo così semplificare per comodità, gli alzati sono in legno. E non in intreccio di legno verde più argilla. Quindi, più argilla, quindi tutto legno. Quindi o blockbau, quindi il classico incastro di tronchi, oppure travi, a seconda appunto dei periodi. Poi è chiaro, l'incastro di tronchi, in base anche al fatto che possa essere una capanna, diciamo, di prima generazione, o magari una capanna ricostruita, possono essere più o meno precisi. Pensiamo anche ai pionieri americani, in cui le prime capanne avevano grossi luci, grossi spazi fra un tronco e l'altro che venivano colmati di nuovo con l'argilla, con gli inerti, mentre se adesso andiamo a vedere un qualsiasi video di bushcrafter appassionato, questi tronchi si collocano perfettamente senza nessuna luce, eccetera. Quindi c'è un'evoluzione comunque anche a livello artigianale, ecco. Questa è una differenza. L'altra differenza è che le zone di fuoco, mentre nel contesto longobardo vengono identificate normalmente verso il centro i focolari, in quelle slave si collocano in un angolo e sembrano abbastanza spesso proporre un forno che può essere di argilla o di sassi, quindi comunque una zona coperta in cui creare un calore continuo. Stiamo ancora tentando di capire bene la questione del tiraggio dei fumi, perché nelle capanne col fuoco libero, che siano Grubenhaus, che siano le Longhaus, le case lunghe del signore, no? Che poi arriveranno fino al periodo vichingo in nord Europa, o comunque capanna a livello del terreno, la mancanza di una canna fumaria non è un problema, anzi, quando noi visitiamo i villaggi esteri che non hanno ricostruttori residenti, la prima cosa che ci viene chiesta è fate fuoco, perché il fumo si alza normalmente, la casa fa la canna fumaria, e il fuoco uscendo dal camicciato e lo mantiene più sano, tiene lontani i parassiti, lontani i muschio, e quindi più si usa, più dura, fermo restando che ha bisogno di una manutenzione continua. La presenza di un fuoco angolare, magari appunto con una calotta che lo copra, ci pone un attimo il dubbio di come il fumo venisse gestito, perché appunto si perde questa funzione di protezione.
Infatti, in questa nostra ipotesi, perché adesso non siamo ancora arrivati al colmo della nuova capanna, abbiamo però realizzato, abbiamo forgiato un coltello da scandole, perché l'idea è, ok, abbiamo provato le canne, adesso proviamo le scandole, quindi le tegole di legno, per chi non è familiare col termine, che è un'altra copertura in materiale deperibile disponibile all'epoca, senza arrivare a toccare la fornitura di matrice romana, no? Quindi le tegole vere e proprie, i copri. Sì, sì. E con appunto delle scandole, quindi l'idea è che appunto in questo caso magari c'è un solo punto da cui il fumo esce fuori dalla capanna, in questo senso, non c'è più il bisogno di farlo uscire attraverso tutto il cannucciato. Esatto, non c'è bisogno di proteggere la copertura, o quantomeno il fumo non basta proteggerla, quindi deve essere già di suo resistente. Per un certo. Siamo appunto nella sfera delle teorie e della sperimentazione, che poi è il bello dell'archeologia sperimentale. Certo. E questo è fantastico, perché permette di mettere alla prova le tecnologie e cercare di vivere le tecnologie del tempo. Quindi ovviamente questa è la chiave di lettura. E adesso, diciamo, abbiamo parlato delle case dei Longobardi. Ci sono altre cose da dire su quello che sappiamo sulle prime abitazioni dei Longobardi? Beh, volendo fare un discorso strettamente introduttivo, noi adesso ci siamo limitati a quelle che potevano essere le tipologie, soprattutto in contesti non già edificati. Sì, perché loro riutilizzavano moltissimo le esatto. Infatti in Pannonia riutilizzarono moltissimo le strutture lasciate dai romani, questo è documentato archeologicamente. E anche da noi, no? E quindi la Grubenhaus, che sia di un tipo che sia di un altro, la capanna anche a livello del terreno, sono le soluzioni o di chi non ha le risorse economiche o di chi si trova in una zona rurale che quindi non ha possibilità di riutilizzo. In contesti urbani spesso questa loro tipica edilizia in materiale deperibile si fonde con il preesistente, quindi magari il coperto viene rirealizzato, le buche di palo sfondano dei pavimenti di epoca tardo-antica, sì, cose di questo genere. La cosa interessante è che anche in zone che sono urbanizzate, come poteva essere Cividale, che non è mai stata una metropoli ben inteso, ma insomma era comunque capitale ducale, nei primissimi anni di utilizzo, una zona che, senza spoilerare perché sono studi in questo momento in corso, solo a livello di lezione ma non ancora pubblicati, ma una zona che poi diventerà monumentale come la Gastaldia, la zona, sì, la del, zona Gastaldo, del Gastaldo, no? Certo. Quindi, diciamo il tempietto longobardo, per chi conosce Cividale, per localizzarlo. Nel primissimo periodo pare avere una frequentazione di Grubenhaus o di capanne, bisogna ancora capire, stanno scavando. Ed è vicinissima al centro storico, è vicinissima al foro romano, è vicinissima alla zona che già era monumentalizzata. In poco tempo questa parte viene completamente eliminata e diventa uno dei tre centri di potere di Cividale, no? Il Gastaldo, il Vescovo e il Duca, che sono in linea d'aria in 300 metri. Esatto, molto vicini. Per intenderci, il Vescovo è il capo della popolazione autoctona all'inizio della storia longobarda, il Gastaldo è il rappresentante reale e il Duca è l'ufficiale invece degli esercitali, no? del locali. Una cosa interessante, parlando proprio di Friuli, è il sistema, tu ne hai parlato in uno dei tuoi video, è il sistema difensivo utilizzato dai Longobardi, perché noi sappiamo che, ce lo dice Paolo Diacono, no? Che il primo duca Ghisulfo del Friuli ottiene le migliori fare da Alboino, perché Alboino si vuole chiudere la porta dietro, dopo essere entrato in Italia, si vuole chiudere la porta da dietro in modo da potersi difendere il confine orientale. Quindi è un ducato importantissimo quello del Friuli, e ha una struttura difensiva che però predata anche quella longobarda. Ne vuoi parlare? Sì, diciamo che normalmente quando se ne discute spesso si fa riferimento al claustra Alpium Iuliarum, no? Come sì, termine così anche un pochino noto ai più di IV secolo, che poi si sviluppa, eccetera. In realtà questa struttura aveva il grande obiettivo soprattutto di fermare ipoteticamente gli arrivi dalla zona dell'Illirico e della Pannonia e di non permettere il taglio
delle comunicazioni fra l'attuale Lubiana e Aquileia. Esatto, cioè tra Aemona e Aquileia passava una delle vie principali dell'impero romano, che poi andava da Aemona, andava verso Costantinopoli, diventava la via Militaris. Esatto, e però questa struttura difensiva fatta di fortilizi, di chiuse nelle parti più facili da attraversare, spesso viene vista dagli studiosi come più una questione interna all'impero, cioè era molto utile quando gli imperatori al plurale avevano qualcosa da chiarirsi fra di loro, era meno utile per contenere all'esterno eventuali migrazioni o grandi masse di popolazione. E questo perché i claustro sostanzialmente chiudevano solo le strade utilizzabili da romani, insomma da grandi eserciti romani, e questo è il punto? Sì, sembrerebbe di sì, che appunto avessero proprio una funzione in un'ottica strettamente militare, quindi non migratoria come la intenderemo adesso di oggi noi. In più c'è la questione che le difese longobarde rispetto a questa linea sono piuttosto arretrate. Spieghiamola questa cosa, perché i claustra sono sostanzialmente sui passi delle Alpi Giulie, oggi sono in Slovenia. La maggior parte di questi passi, cioè no, tutti, sono praticamente in Slovenia. Ed è lì dove si è combattuta anche la prima guerra mondiale, insomma, per intendersi, perché sempre lì si deve passare. Sono i passi più bassi, no? Sono i più comodi da fare. Sono i più comodi in assoluto, e infatti tutti gli autori antichi notano questa cosa, come l'Italia sia ben protetta in tutte le direzioni, tranne che a Oriente, dove ci sono passi molto, molto agevoli, insomma. È lì dove passerà Teodosio, c'è la battaglia del Frigido. Ma anche Teodorico contro Odoacre, insomma, sull'Isonzo, insomma, poco più in là. Ma quello che tu dicevi è che rispetto a queste difese, che erano proprio sui passi delle Alpi Giulie, le difese longobarde sono più arretrate. Sì, perché ad esempio tu prima citavi Paolo Diacono, che fa riferimento ai famosi castra in cui i longobardi si rifugiano durante la sortita avara d'inizio VII secolo. E tutti questi castra sono nel cuore del Friuli attuale, quindi molto lontano dalla questione di quello che noi oggi potremmo definire il confine o oltre il confine nazionale. E sono Cormons, che è a pochi chilometri più a sud di Cividale, Nemas, che è Nimis al 99%, Nimis è sulla strada che da Cividale porta verso quella che, così la Vulgata chiama la Iulia Augusta, la strada che poi porta verso il Norico da Aquileia. Sì. E poi dopo Nimis ci sono Artegna, Gemona, Osoppo e Ibligne e Ibligo, che attualmente viene identificata con Invillino in Carnia. E tutti questi castra sono spostati verso occidente, per quanto si possa andare a occidente in Friuli. E quindi lasciano completamente da parte la questione dei passi bassi verso est. Sì. Sembra strano perché non utilizzano le Alpi come linee di difesa. E infatti anche qui sembra che l'idea sia più quella non di fermare qualcuno che entra, ma di potersi compattare e contrattaccare eventualmente. Certo. L'esercito entra, fa la sortita, fa i suoi danni, ma tu dai vari castra in cui sei arroccato, puoi o limitare i danni o provare a ricacciarli, no? Chiaramente queste sono tutte ipotesi a posteriori, ovviamente. Certo. Mi ricorda in un certo senso, ed è quasi contemporaneo, la difesa tematica dei bizantini in Asia Minore, dove la difesa non è una fortificazione continua contro gli arabi, loro sono consapevoli che gli arabi possono entrare, però hanno costruito una rete di castron, in quel caso, dove potersi rifugiare, dove portare anche le mandrie per quelli più grandi, ma rifugiare la popolazione civile, e avere anche delle unità dell'esercito per poi contrattaccare quando le unità di saccheggiatori si ritirano, sono rallentati dal bottino ed è più facile attaccarli e recuperare, insomma. Sì, pare che appunto l'idea potesse essere quella. Tra l'altro mi sono dimenticato Ragogna, che poi se mi sente qualcuno della zona mi dimmi. Anche perché è un bel castello ricostruito, ha una leggenda alle spalle con il nobile locale accecato perché avrebbe attentato alla vita del re a Pavia. È una zona folklore. Ah, bene, queste sono le storie che ci piacciono. Ed è quella più occidente addirittura, che si affaccia sul Tagliamento.
appunto, quindi su, veramente molto sì. lontano dal confine orientale. Certo, certo. Di questi, io conosco abbastanza bene il caso di Invillino, è quello più studiato, se non sbaglio? Sì, perché l'identificazione degli altri, non dico che sia automatica, ma quasi, nel senso che gli stessi nomi che Paolo Diacono fa si sono evoluti molto poco, nel senso che fra Reunia e Ragogna la cosa è abbastanza vicina, fra Nemas e Nimis, siamo veramente lì, Glemona, esatto, Egemona, eccetera. Ibligni e Ibligo sparisce, quantomeno con questa dicitura. E per un lungo periodo si è discusso se fosse Invillino o un altro paese, Illeggio, sempre della zona carnica. Negli anni 70 del XX secolo, un gruppo di archeologi stranieri ha lavorato su Invillino e ha trovato in effetti sui due colli due zone, una più dedicata al culto, una più un attimino più laica, diciamo, con pochissimi in realtà segni di presenza longobarda, un pomo di spada, poco altro, ma una lunga presenza tardo-antica e anche in VI secolo. E quindi si è teso a identificare quell'Invillino con i Bligne. È vero che lungo la direttrice che va verso nord da Aquileia, passando per dove mi trovo io adesso, cioè Tricesimo, che era la trentesima pietra miliare d'Aquileia, era un Amanzio. Trigesimo, giustamente. E andando verso nord, a un certo punto la strada prosegue verso quello che era il passo più utilizzato in epoca romana, che è il cosiddetto passo di Monte Croce Carnico, che non è un passo comodissimo, d'inverno nevica molto, è piuttosto ripido. E poi un altro passo era quello che verso, diciamo, più a est è il passo del Predi, quello che si usa adesso con l'autostrada per andare in Austria dal Friuli. Tarvisio, insomma. Esatto, Tarvisio. E poi c'è la possibilità di scavallare invece verso occidente e arrivare verso il Cadore. Uh-huh. Ecco, Invillino è sulla strada che da quella principale, la strada che da Aquileia porta al Norico, devia verso lo scavallamento, il passo della Mauria. Chiaro. Quindi era una posizione importante a livello... importante, strategica, insomma. E nella stessa zona, ad esempio, si trova un altro fortilizio che non viene citato da Paolo Diacono, che è stato indagato ma che non ha dato segni di frequentazione strettamente longobarda, che è il cosiddetto Colle Mazzeit a Verzenis, dove c'è questo fortilizio a ridosso del Tagliamento, proprio a strapiombo sulla Valle del Tagliamento, e queste due torrette. Quindi c'è tutta una serie di strutture indagate ma ancora non perfettamente inquadrate, che però chiaramente servivano a monitorare e controllare le zone viarie, quindi i passaggi sia verso nord che verso est e verso ovest, a seconda appunto di dove fossero collocati. E tutte, per quello che è dato capire, queste strutture predatano ovviamente l'arrivo dei Longobardi, sono strutture tardo-antiche, poi riutilizzate anche dal regno ostrogoto e dal regno dei Goti, il regno d'Italia, e quindi ereditate poi da Longobardi, mi sbaglio? Sì, nessuna di queste sembra essere una fondazione, se si può dire così, longobarda. Ecco, credo che quella meno indagata sia Ragogna, nel senso che è stata molto scavata. Tra l'altro la direttrice del museo di Cividale ci ha fatto una tesi sopra, la primissima tesi, ma credo che appunto siamo un contesto così stratificato e complesso che forse ancora non si è giunti a una conclusione, ma in generale sembra che tutto sia precedente e poi riutilizzato. Certo, come è nella stragrande maggioranza dei casi, ma è interessante, sai perché? Perché spesso si collega, io e te lo sappiamo, ma si collega l'incastellamento addirittura al periodo alto medievale, basso medievale, ma in realtà la stragrande maggioranza, più analizzo, ma anche altri territori, più noto che la stragrande maggioranza dei castelli con funzione pubblica, quindi di difesa pubblica, c'è una differenza tra un castello privato per difendere la mia terra e un castello che ha un ruolo di difesa più strategico. E quasi tutti questi castelli strategici sembrano avere più origine tardo-antica rispetto a invece medievale. Sì, sì, alcuni di questi siti, tra l'altro, a livello toponomastico sono addirittura preromani. Sì, 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 certo. Sono sempre stati utili. Poi è curioso, un'altra cosa che ho notato come un'evoluzione tipica è che spesso c'era, diciamo, l'area fortificata preromana. Poi un abitato va al piano in epoca romana e poi torna
sul colle in epoca tardo antica. E lì rimane, insomma. Quindi questa è un'altra evoluzione che ho visto in tantissimi casi in tutta Italia, insomma. Un caso tipico è Orvieto, che è un caso particolare, perché quella era Velsna, se non sbaglio, etrusca, che diventa poi Velsini Novi, l'attuale Bolsena, cioè dove è il lago di Bolsena, che è a poca distanza, qualche chilometro. E poi dopo, nel tardo impero, il municipio si ritrasferisce a Urbs Vetus, cioè la città vecchia per loro, ovviamente, che diventa Orvieto. Insomma, questa è una piccola cosa, ma l'avevo già citata, quindi forse una ripetizione. Senti, invece, andiamo su delle cose belle da rievocatore, da archeologia sperimentale. Gli abiti dei Longobardi, come avete... Che dati avete per ricostruire come si vestivano i Longobardi? Bisogna partire dal presupposto che non abbiamo abiti longobardi. Esatto. Quindi abbiamo un po' di informazioni letterarie, che sono la grande linea guida, no? Paolo Diacono, che descrive gli affreschi che rappresenterebbero i Longobardi di prima generazione, oggi persi. E quindi fatti da Teodolinda nel famoso palazzo di Monza. Esatto. Che peccato che non ci sono arrivati quelli. E quindi ci dice vestivano colorato, largo, alla moda degli anglosassoni, con grandi bande colorate, e quindi possiamo guardare a quello. Poi abbiamo alcuni riferimenti sottotesto, pensiamo alla parte leggendaria di Alboino, ai famosi insulti che i Longobardi ricevono dopo la battaglia con Gepidi, e gli viene detto: voi cavalle, perché hanno le gambe fasciate di bianco, come le cavalle. Esatto. E a questo aggiungiamo poi un po' di confronti con il mondo germanico e commisto tardo antico in giro per l'Europa. Pensiamo ad esempio in Italia al piatto di Isola Rizza, che è un piatto veronese, un piatto d'argento sbalzato, in cui c'è questa scena che è un fumetto, nel senso che c'è il cavaliere romano orientale a cavallo e un barbaro prima in piedi poi a terra, quindi sconfitto, e il barbaro mostra questa tunica ampia con una grossa paramontura sul collo, sulla fascia centrale, sulle maniche, che ha paralleli perfetti, quasi uno a uno nel senso di dove sono posizionate queste paramonture, con le varie tuniche che possiamo rivedere addirittura nel Nord Africa durante il periodo vandalo. Cioè c'è una sì, ho visto diversi, un paio di mosaici che rappresentano i vandali in Nord Africa, e ho capito esattamente di cosa parli. Quindi è paragonabile questo piatto, dici, questo piatto è paragonabile a quello dei vandali, quindi si fa un collegamento per cercare di ricostruire quello che poteva essere l'abbigliamento dei Longobardi, che quindi poi sembrerebbe essere una coinè un po' germanica, non sappiamo quanto germanica dal punto di vista della moda, no? O quanto influenzata da Bisanzio. Diciamo, lo stile pannonico si dice per i gioielli, no? Perché spesso è indistinguibile, diciamo, non... può essere germanico, può essere di altra etnia, altra lingua, se è di quella zona lì spesso portano gli stessi gioielli, di questo siamo certi. Esatto. Lo stile è comune, quindi è probabile che anche lo stile di vestiario non fosse troppo diverso. Quindi queste grandi tuniche, diciamo a T, come una T-shirt, dove però le maniche sono molto corte, perché per le tecniche tipiche della sartoria dell'epoca non venivano utilizzate quei triangolini che noi abbiamo sotto i maglioni, sotto le giacche in epoca moderna, e quindi per permettere il movimento della spalla, in realtà la parte, diciamo, a poncio della tunica, no? Quella che è un lenzuolo ripiegato col buco per la testa, per voler semplificare, non termina con la spalla, ma arriva a metà della parte alta del braccio. In questo modo c'è un grande avanzo di tessuto e il movimento della spalla, qualsiasi cosa si faccia, è sempre molto libero. E questo però comporta che in realtà le maniche vere e proprie siano cortine, perché non serve che coprano tutto il braccio, devono coprirlo da quattro dita sopra il gomito fino al polso. E poi appunto con queste paramonture intorno al collo, verticali lungo il torso e nelle parti di usura, quindi sul bordo della tunica, prima
che arriva di solito fino sopra le ginocchia e sul bordo delle maniche. Le braghe, perché sappiamo, no, dell'utilizzo delle braghe, e poi abbiamo un po' di termini di paragone con il mondo germanico più arcaico, perché purtroppo appunto di questo periodo, anche facendo l'occhiolino ai vicini, che è una cosa che noi facciamo sempre quando ad esempio dobbiamo ricostruire legno, no? Noi guardi il legno, guardiamo ai bavari e agli alamanni, che sono i più vicini a casa, sì. No? Che sono i vicini di casa e sono anche ben studiati di solito, no? Esatto, e poi hanno queste meravigliose necropoli impaludate con le sedie e le lire che vengono fuori intere, che sono meravigliose. Perfetto. Purtroppo per i vestiti non abbiamo quella fortuna, ma altri esempi più arcaici ci lasciano comunque vedere appunto la presenza di braghe, tendenzialmente piuttosto aderenti, e la presenza di queste tuniche, diciamo a tubo, molto lineari. E poi la definizione del censo va a cambiare in base ai colori. Ricordiamo che è un'epoca che Hollywood ci mostra grigio e marrone, ma che in realtà aveva una grande attenzione per il colore, però dovevi potertelo permettere. Quindi ok, se eri proprio l'ultimo dei Longobardi, nel senso comunque di una popolazione dominante, ma il più sfortunato, magari ti vestivi di marroncino perché è facile tingere col mallo di noce. Ma se eri qualcuno che poteva permettersi dei colori, sicuramente spendevi per dei colori, e se eri qualcuno che invece aveva un censo molto elevato, ti permettevi anche di importare la seta. Noi ad esempio abbiamo una ricostruzione, che poi è il mio corredo, perché la mia tomba, che infatti non è finita perché stiamo facendo fatichissima a finirla, è una tomba piuttosto ricca. Le paramonture sono realizzate tutte in seta rossa e, immagino che a te la cosa farà piacere, portano il monogramma dell'imperatore Eraclio. Perfetto, sono felicissimo. Perché bisognava fare... Comunque, noi lo usiamo perché effettivamente c'è un reperto belga, tra l'altro, datato all'inizio del VII secolo, con questa iconografia. Ma è anche vero che... Ah, perfetto. È stato usato, penso, come copertura interna di un reliquiario. Adesso dovrei parlarne con la nostra... quindi hanno trovato il tessuto perché era... Col monogramma dell'imperatore Eraclio. E a noi va perfettamente, perché ci permette anche a livello didattico di spiegare al pubblico che la questione era, certo, tu potevi essere un longobardo fancy quanto volevi, ma alla fine finivi per dimostrare che la roba figa arrivava da Bisanzio. No? Quindi c'era una commistione anche, no, di censo, ma anche di scambi commerciali molto dilatati, che normalmente quando lo studi a scuola la prima cosa che ti viene detta finisce il commercio, non parliamo. No, beh, esatto. E questa è una bella introduzione per parlare appunto del commercio, diciamo, tra Longobardi e i loro vicini, sia molto vicini, come sono i territori imperiali italiani, o più a lunga distanza. Sì, guarda, prendo il tuo spunto e finisco l'argomento prima, perché si collegano perfettamente, perché abbiamo tralasciato il vestiario femminile. Ah beh, no, assolutamente, non possiamo. Ma in effetti è un altro ottimo esempio di commistione e di commercio, perché il vestiario femminile longobardo non ha neanche quell'informazione letteraria che c'era da Paolo Diacono. Però i corredi ci danno moltissime informazioni, perché tutta la parte di gioielleria si mantiene. Sì, quindi sappiamo dove c'erano i punti dove appunto doveva tenere il vestito, altri oggetti, insomma. E tanto vale per le donne quanto valeva per i maschi prima, tutte queste parti queste parti metalliche ci forniscono del tessuto mineralizzato, quindi ci fanno capire com'era la trama, l'ordito, se fosse lana, se fosse lino. Questo possiamo saperlo dalle tombe vere e proprie, non dobbiamo ipotizzare. E nel caso delle donne, ad esempio, vediamo l'evoluzione del vestiario che passa dal corredo canonico longobardo, quindi con le due fibule a S, una normalmente che chiude lo scollo e una sulla spalla, che tra l'altro nelle tombe viene ritrovata sempre rivoltata, perché probabilmente serviva a fermare il mantello. Ma nel momento in cui, è in particolare un po' creepy, ma trovo molto interessante, il corpo si decompone in una camera aperta, il torace collassa. E quindi la spilla che è appoggiata sulla spalla si ribalta all'interno con lo spillone all'insù. Quindi noi la troviamo ribaltata. E quindi la doppia fibula a S, con gli spilloni per capelli per fermare il velo. La doppia fibula a staffa, che sono queste grandi fibule radiate che nel contesto longobardo non hanno nessun utilizzo. Mentre le alamanne, le bavare, le usano per chiudere dei mantle dress, dei vestiti ad accappatoio che si chiudono sul davanti, e quindi due grossi spilloni possono tenerli chiusi. Nel contesto longobardo vengono sempre trovati lungo il femore, quindi
infisse in un laccetto che pendeva dalla cintura. Quindi sappiamo solo che qui erano vestiti lunghi, vestiti probabilmente a gonna, a volte con dei mantle dress di origine alamanna e bavara, e con la doppia coppia, le due S e le due fibule a staffa. In brevissimo... E il velo, anche il interessante, velo. Il velo femminile, esatto. E infatti troviamo gli comunque anni... stiloso, se voi andate a vedere, adesso qui non lo possiamo far vedere, ma se voi andate a vedere le ricostruzioni di un abito femminile, è ovviamente immaginato, ovviamente, però è un bello stile, insomma, come oggetti. Fra l'altro, una rifericeria di livello, quella longobarda. Era la loro grande arte spendibile. Sì, no, perché per il resto, diciamo, la ceramica, diciamo, anche volendogli bene, noi vogliamo bene, non è una ceramica avanzata, ma la rifericeria no. Sì, le due, poi magari ne parleremo dopo, ma le due grandi peculiarità artigianali erano appunto l'oreficeria e l'arte metallurgica per quanto riguarda le lame. Quelli erano i due loro picchi. E però appunto questo vestiario femminile così tradizionale nella prima generazione è standardizzato, diciamo, poi ovviamente censi diversi, risultati diversi, ma si evolve rapidamente in una romanizzazione del costume. La fibula S doppia sparisce, mm-hmm. diventa una fibula disco. Noi abbiamo una delle nostre ragazze dell'associazione che ha la tomba che noi chiamiamo Voglio ma non posso. Perché? Ma, scusa, questa cosa di avere la tomba spiegala però, perché sì. Così sembra un pochino morbida. Esatto, in effetti, visto che noi ci occupiamo strettamente di ricostruzione, ogni membro dell'associazione ricostruisce un corredo specifico. Ecco, perché dice ho la mia tomba. È vero. E quindi questa ragazza ricostruisce la tomba che noi chiamiamo Voglio ma non posso. In realtà è la tomba 56 della necropoli della ferrovia di Cividale, che è stata indagata nel 2012, quindi recentemente. Sì. Ed è una tomba bellissima, perché è una tomba femminile ed è molto strana. C'è una fibula S, ma poi ci sono due aghi, diciamo, crinali o da velo, che hanno stranamente i puntali in peltro, materiale povero. Mentre la punta sembra un orecchino a cestello romano e sono in oro. Poi ha dei lacci per le scarpe, ha dei fermacalze per tenere le calze alzate sotto il ginocchio e anche questi sono realizzati in peltro. Poi ha una bellissima, noi la chiamiamo paperella, ma non è una paperella, una colomba, che andava anch'essa infissa nella conciatura, probabilmente attraverso il velo, e anche questa è in peltro. Questa donna si stava chiaramente ispirando alla moda locale, si stava romanizzando, ma probabilmente non aveva le risorse per mettersi l'argento, l'oro, e quindi aveva riciclato quelli che forse sono degli orecchini o comunque dei gioielli di fattura precedente e ha utilizzato questo materiale povero che è il peltro per mimare l'argento e compensare tutto il resto. Da qui vorrei ma non posso. Esatto, ma penso che siamo tutti vicini a questa cosa, insomma. e attraversa le epoche, insomma. No, ma è veramente molto interessante. Io spero che si senta da tutto questo in un certo senso l'umanità di questo mondo e anche l'immagine che noi abbiamo, appunto, come hai detto tu, degli uomini vestiti di marrone con tutti sporchi di fango, no? Poi ovviamente, probabilmente. Invece sappiamo che comunque l'igiene era qualcosa di apprezzato da tutti, insomma. Poi certo, se devi lavorare nella terra, sei stato tutto un giorno a lavorare nella terra, anche oggi sei un po' sporco, no? Quando torni a casa. Beh, ma appunto, ad esempio, riguardo alla questione che tu chiedevi, no? Delle importazioni, è uno degli elementi che noi troviamo, non dico più spesso, ma frequentemente, di importazione, sono i cosiddetti bacilli copti. Quindi all'interno di dall'Egitto addirittura. Queste tombe strettamente germaniche, con la spada, la lancia, oppure col corredo femminile, troviamo questi bacilli in bronzo, finemente lavorati, magari con addirittura delle scritte in greco, che loro sicuramente non capivano, che però erano degli status symbol. Status symbol. Talmente diffusi nel mondo germanico continentale, che li troviamo appunto nei corredi longobardi, nella nostra piccola civiltà, ma li troviamo fino nella tomba di Re Edward a Satovu, in Inghilterra. Quindi era proprio un commercio di status symbol. Questo è uno status symbol così importante che viene commerciato a una distanza
stratosferica per il mondo alto medievale, perché dall'Egitto all'Inghilterra, insomma, sarà passato magari anche di mano, sicuramente, però dall'idea di quanto fosse comunque rilevante come oggetto per una vasta area, e quindi è anche abbastanza frequente, ed è il bacino, ed è utilizzato per l'igiene delle mani, questo? In teoria sì. Non si può capire. Alcune iscrizioni parlano del lavarsi, però appunto sono in greco, quindi probabilmente i proprietari finali non le capiscono. Magari era un oggetto da appendere sul muro, questo vai a sapere. L'idea è quella, c'era sicuramente uno scambio molto dilatato, appunto pensiamo alla seta di cui parlavamo prima, no? Che da Oriente arriva all'Occidente, eccetera. E poi invece c'erano degli scambi più minuti, ma che trovo molto divertenti, perché ad esempio non si trovano mai nelle necropoli longobardi, ma si trovano nei siti, ad esempio nei castra, in Villino che parlavamo prima, le lucerne. Quindi la tipica lucerna tardo antica. Tardo antica romana che si trova in quantità industriali ovunque. Esatto, le cosiddette tipo Atlante X, no? E il problema qual è? Che normalmente venivano prodotte in Nord Africa. Quelle che noi troviamo nella zona qui sono in realtà prodotte ad Aquileia, copiando quelle nordafricane che non arrivavano più. Erano le cinesate, però per avere come quel gusto locale. Esatto. Però vogliamo avere la lucerna come d'antan, no? Non arrivano più perché gli scambi diventano sempre più difficili, no? Nel momento in cui una grossa parte del commercio si reggeva sul fatto che, dovendo portare tante navi il grano dall'Africa all'Italia, diventava economico anche trasportare altri prodotti assieme al grano, anche perché il grano spesso, per quello che abbiamo capito, era trasportato su contratto statale. Quindi se io carico la nave con quanto promesso allo Stato e poi ci metto dentro altri prodotti che posso vendere, questo rende di più il carico della nave. Però quell'esportazione quindi diventa possibile perché c'è nella nave un carico di grano. Sto spiegando una cosa perché magari serve per capire. La struttura statale permette questo tipo di esportazione. Quando non c'è più la struttura statale, non è che magari non c'è più la domanda, come dicevamo, ma non ci sono più i fattori economici che lo rendevano possibile, perché diventa antieconomico esportare magari le lucerne, caricare una nave piena di lucerne, insomma, semplificando al massimo, ma sto cercando di far passare questo. Decade l'abbonamento a Prime, no? E quindi esatto. Le spese di spedizione salgono. Ottimo, perfetto, questa me la rivendo. sì, un'altra cosa che per esempio ho notato, io sono stato di recente a Cripta Balbi, e lì è stato trovato segno di commercio con il mondo longobardo di lavorazioni di alto livello di orificeria e anche del vetro, insomma, che prodotte chiaramente perché c'era un anello ducale di un duca longobardo, ma prodotto a Roma. E quindi questo dà l'idea dello scambio culturale anche, diciamo, tra Roma e il mondo longobardo. Beh, poi tra l'altro appunto tu citavi i vetri, non ce n'è tanti, ma ci sono circa 5 corni potori in vetro in Italia che fanno riferimento a contesti longobardi, e noi non abbiamo grandi altre prove che i longobardi lavorassero il vetro, se non per le perline, per le perle, per le paste vitre delle collane. Quindi probabilmente anche in quel contesto lì c'era una richiesta da una committenza barbarica verso una manifattura che invece si era specializzata in un contesto tardo antico e poteva produrre anche quello che interessava i longobardi, questi corni potori blu, oppure come quello di Cividale che è rosso, Spilamberto che è giallo. Sono bellissimi. Vuoi spiegare di cosa si tratta? Perché così magari sì, difficile in termini tecnici. Sono dei corni potori appunto per bere tecnicamente, riproducono la forma di come possiamo immaginarci un corno vaccino, di cui ci tengo a specificare, non abbiamo prove che venissero utilizzati per bere, se non forse in zona rituale, ma non lo sappiamo. Però riproducono questa forma, quindi sono a cono, sono curvi, ma sono in vetri colorati, appunto blu, rosso, giallo, con decorazioni di vetro magari bianco che a spirale si attorciglia intorno al corno, o che sulla zona più vicina poi all'imboccatura ha delle decorazioni dello stesso colore ma in rilievo. Pensiamo ai vetri artistici di Murano come stile. Sì, sì, sì. No, ma
io rimango sempre affascinato dal livello tecnologico raggiunto dalla tarda antichità sul vetro, perché è incredibile. Sì. Un livello molto più avanzato di quello che vedo per quello alto imperiale. Ci sono altre lavorazioni dove si vede invece un effetto opposto, ma sul vetro mi sento di dire che probabilmente la vetta si è raggiunta tra il IV e il VI secolo. Guarda, quello sicuramente, e poi doveva essere qualcosa che per i Longobardi sapeva di esotico, doveva sì, dare certo. Il sapore dell'essere arrivati, possiamo permetterci. Se ho il corno sono nel Santa Santorum della nobilitas Longobarda. Esatto, e poi mi aiuto con, che mi vedo piccolo nell'inquadratura alle mie spalle, un altro argomento interessante di commercio e di scambio con la distanza è l'elmo lamellare. Sì. Che è molto distante come scambio culturale. Eh sì, perché di origine persiana, anche delle steppe, no? Insomma, adottato anche dai romani, eccetera, ma concettualmente orientale, e poi utilizzato da, ovviamente, di nuovo, da l'elite dell'elite in questo caso, no? Sì, sicuramente della cavalleria. I duchi, sì. Sì, esatto, quindi duchi, quindi stiamo parlando di qualche, probabilmente di qualche decina di persone, però è un elmo di alta fattura, insomma. E poi i Longobardi in particolare paiono avvicinarvisi, proprio per questa vicinanza che hanno, ad esempio, con gli Alamanni, attraverso gli Avari. Quindi veramente un percorso preferenziale, no? Mentre magari il resto d'Europa e del bacino mediterraneo conosce il lamellare attraverso la Persia, Bisanzio, l'est più vicino. E loro paiono conoscerlo direttamente con direttamente questa... dagli Avari, che avevano un rapporto forte con gli esatto. Avari. E forse anche la staffa arriva abbastanza presto, no? Se non sbaglio. Beh, questo ad esempio è come Vasco La Salvia descrive le varie innovazioni importate nel mondo alto medievale proprio dai Longobardi, e cita spesso la staffa come esempio di acquisizione culturale dal mondo avaro. Certo che sono, ovviamente notoriamente sono i primi, almeno per ora provato come i primi a portare la staffa in Europa. E i Carolingi, se non sbaglio, cioè i Franchi ci mettono tantissimo tempo per adottare la staffa, se non sbaglio proprio in epoca carolingia, quindi molto avanti. Probabilmente perché appunto la comunicazione era a questo punto militare, diciamo, no, di tecnologia militare, era anche per settori geografici, cioè i Longobardi forse facevano da cuscinetto. Volenti sì, o nolenti, sì. Non mi immagino una questione di segreto industriale, immagino semplicemente no, che se no, rapporti ma non è questo, certo. Sono tesi per un po', poi la vicinanza è progressiva, quindi prima quelli dell'Oriente, poi quelli no, dell'Austria Longobarda e poi via progressivamente ci mettono un po' ad arrivare fino al contatto diretto con i Franchi. Tra l'altro di recente è uscito uno studio molto interessante dal punto di vista del DNA sull'attribuzione dell'origine degli Avari, che parrebbe rafforzare la famosa teoria che li vede come fuggitivi proprio dall'estremo oriente. L'ho letta oggi, pensa che l'ho letta oggi con un pochino di ritardo, mi è stata segnalata, e la prima cosa che ho fatto, ho contattato il Max Planck Institute perché ne voglio parlare, questa cosa, perché è favolosa. Cioè, va anche a rivoluzionare forse il concetto del movimento nelle steppe, perché questa ricerca, spiego, dimostrerebbe che c'è una distanza di soli 20 anni, più o meno, tra l'insediamento, innanzitutto l'origine appunto è degli Avari, sarebbe proprio dell'estremo oriente, quindi neanche Asia centrale, neanche ancor più vicino, si pensava della zona degli Urali, può darsi, oppure zona medio orientale quasi, invece proprio Mongolia, c'è proprio una vicinanza genetica così, così vicina che non, diciamo, è difficile che non siano lo stesso gruppo, e appunto con un movimento così rapido, perché 20 anni, no, oggi può sembrare tantissimo, no? 20 anni per attraversare un continente, ma 20 anni muovendosi con il ritmo della pastorizia, muovendosi considerando che non è che si attraversa terra di nessuno, c'è sempre qualcuno che ci abita, anche aree nomadi, comunque ti devi far strada a forza, che nessuno ti fa passare così, Giuseppe, prego, passa pure. Quindi 20 anni è un periodo rapidissimo, perché un tempo si pensava, per esempio, per gli Unni,
una delle tesi più note è quella degli Xiongnu, che però ci sono tre secoli tra il teoretico la partenza degli Unni di Xiongnu dalle zone della Cina, più o meno quasi esattamente le stesse zone, e l'arrivo in Europa, se gli Unni sono gli Xiongnu, ovviamente. Sì. Beh, tra l'altro in questo caso appunto questa lettura sembrerebbe appunto rafforzare quella teoria che diceva c'è il caganato avaro, il caganato Rouran, no? Sì. In Estremo Oriente, viene abbattuto dall'insurrezione di popolazioni turche e appunto, come dici tu, in 20 anni arrivano in Europa. E, cioè, per essere una popolazione è chiaramente una fuga. Bisogna andare con la... Cioè, per i ritmi del mondo antico è una velocità pazzesca. Veramente, se questa cosa... A me l'ho letto oggi proprio, quindi proprio io ci ho fatto uno dei video del canale della Fara e mi rendevo conto che facevo fatica a far capire alla gente quanto lontani fossero, e poi ho realizzato che dal punto di vista pop, perché poi è vero a livello cronologico, la cosa più facile è fargli capire che stiamo dicendo che gli avari sarebbero i cattivi di Mulan. Sì, ecco, buono. Per far capire quanto sono lontani dall'immaginario alto medievale che abbiamo noi normalmente. Sì, cioè, noi, la cosa interessante, e qui è sempre la cosa bellissima dell'arcogenetica, è che nella stragrande maggioranza dei casi dimostra tesi che sono state demolite da decenni di lavoro di antropologi, storici, no? Ma probabilmente non è così, non saranno sicuramente orientali, anche se si sono spostati in tanti secoli e hanno raccolto tante popolazioni, quindi saranno sicuramente completamente diversi una volta che arrivano in Europa. E invece questi archeogenetisti vanno a trovare una cosa che dimostra che sono la stessa identica popolazione, quasi, poi ovviamente, ripeto, qualche tomba qui e qualche tomba lì non è che prova l'identità dell'intero gruppo, però spiega che almeno un nucleo di entrambi hanno una fortissima comunanza genetica. Questa è una notiziona. L'elite ha una continuità, che quindi insomma, visto che è poi l'elite che detta le identità delle popolazioni. Certo, spesso l'identità non è dovuta al 100% di un gruppo, basta un nucleo portatore dell'identità, perché poi intorno a quel nucleo si può accumulare altro, o se ne può partire e riaccumularsi, insomma. Beh, interessantissimo, questo ne parleremo ancora, questa cosa. Senti, tornando ai Longobardi, un altro argomento molto interessante è, diciamo, ci sono delle differenziazioni, per quello che possiamo capire, nell'alimentazione, nella cucina, in come... perché questa è una parte importante del come vivevano, no? Sì, allora, noi non abbiamo ricettari longobardi. No? Strano. No. Pensavo ci fosse un intero libro. Il gambero rosso longobardo. No, abbiamo il cosiddetto Antimo, che però è di VI secolo, ma è scritto per un re barbaro, ma con una cultura alimentare che guarda a Oriente, guarda all'Impero Romano. E quindi le uova in osinello, i sapori con l'aceto, l'agrodolce, chiaramente non sono sapori autoctoni, non solo longobardi, neanche proprio del territorio italiano, della penisola italiana, come spontaneità, fanno capire una cultura alle spalle. Una cultura proprio dell'Impero Romano, esatto. D'Oriente, in questo senso. E sappiamo dalle indagini sugli scavi archeologici, che però sono sempre recenti, nel senso che ovviamente in passato a questo non si indagava, no? Noi scherziamo spesso con gli amici archeologi dicendo che fino a qualche generazione fa di archeologi si buttava il morto e si teneva l'oro, no? Adesso quasi buttano via l'oro, e per fortuna l'oro già lo conosciamo, sappiamo già tutto dell'oro, vediamo invece i tessuti, no? Delle persone. E lasciano intuire, ad esempio, nel contesto cividalese, che è un contesto molto fortunato perché primo ducato, prima porta d'Italia, la questione delle fare scelte, ma insomma in generale è un ducato molto tradizionalista e un po' isolazionista, no? Si fa sempre i fatti suoi, e, nel senso, si fa sempre i fatti suoi nel dare filo da torcere al regno, però lascia intuire che alcune necropoli
siano veramente costruite intorno a, a clan, per usare il termine longobardo, alle fare. Sì. E queste singole fare avessero delle abitudini alimentari differenti e quindi concorredi a parità di censo lasciano intravedere da un lato una tendenza maggiore all'utilizzo di carni rosse, dall'altro invece una tendenza maggiore all'utilizzo di granaglie. E però ci troviamo sempre in un contesto di comunque conquistatori, perché la prima generazione, a prescindere da poi come sì. si evolva rapidamente la cultura, la società longobarda, sono i dominatori, sono i vincitori, quindi hanno le risorse. Quindi è una scelta, non è un obbligo, diciamo, dovuto al censo, in questo senso, ma è una scelta consapevole di mangiare questo oppure l'altro. Lascia pensare che possa essere appunto una tradizione appunto della famiglia estesa, della fara, del clan, proprio perché orbitano tutti intorno allo stesso territorio, cioè Cividale, al giorno certo. d'oggi Cividale è un paesotto, è piccolo, no? All'epoca ancora di più. Poi ci sono invece contesti in cui si capisce che, come ad esempio il Castrum di Artegna, che è uno di quelli citati a Paolo di Acono, nell'immondezzaio alto medievale si ritrovano tutte le pecore, le mucche, i suini, ma non si disdegna la presenza di orso, poco frequente, ma attestato a livello alimentare, perché ci sono gli segni, no, della macellazione. Mentre ci si spostiamo a San Pietro Natisone, che dal contesto europeo, italiano, magari vuol dire poco, ma nel contesto locale è un paese che dista, credo, 5 km da Cividale, ci ho lavorato per anni, e che ha una lunga tradizione di essere estraneo a livello culturale a quello che succede oltre la sua valle, nel senso che dopo San Pietro si apre l'alta pianura friulana da quella parte lì, si apre il collinare. San Pietro invece è la porta per le valli del Natisone. Ancora oggi loro sono bilingue, con una parlata slava più arcaica di quella di Lubiana, l'italiano, e alcuni che parlano friulano, ma perché parlano con quelli più a valle, no? Certo. E in quel contesto lì, ad esempio, gli scheletri di VII secolo indicano invece un'alimentazione molto più povera, perché questi non erano i dominatori, non erano quelli nuovi arrivati col potere militare, erano probabilmente degli autoctoni, delle popolazioni che si erano spostate ma con condizioni economiche diverse, quindi non come conquistatori. Al seguito, caso, possono essere al seguito, esatto, insomma. E in questo caso troviamo questi denti abrasi dal fatto di mangiare granaglie molto povere, macinate in maniera grezza, quindi i residui di pietra consumano lo smalto, il consumo continuo di granaglie senza altri alimenti aumenta la possibilità dei carie e abbiamo questi denti molto brutti che a 5 km di distanza non sono presenti né nella popolazione longobarda, che è quella più ricca, ma neanche in quella, diciamo, autoctona cividalese, che a differenza di quella longobarda è spesso, diciamo, facilmente, per semplificare, identificabile, perché mentre le necropoli longobarde sono tutte extramoenia, gli autoctoni spesso si fanno seppellire nella città e quindi sono facili da identificare oltre che per la mancanza di corredo. Mancanza di corredo perché ovviamente è un cristianesimo più consolidato, quindi non utilizzano il corredo, insomma, da questo punto di vista. Al massimo un pettine, no? Pettine nuovi sì, ce l'hanno anche loro. Sì. E questo trovo molto interessante. Sai, sulla cosa che dicevi delle fare con diverse abitudini alimentari, io so che in Pannonia, per esempio, sono state identificate, diciamo, dei gruppi di sepoltura diversi ai quali è possibile stimare anche, diciamo, un'identità etnica leggermente diversa, perché noi sappiamo che i Longobardi sono probabilmente un assemblaggio di più popolazioni che con il tempo si sono andati ad assemblando, cioè anche, è noto anche dalle fonti storiche, quindi non, diciamo, niente di da questo punto di vista rivoluzionario. Però può darsi che anche le differenti fare abbiano un'origine leggermente diversa da un punto di vista etico, quindi magari hanno abitudini alimentari, in questo senso, con tradizioni diverse. Poi teniamo conto che il termine stesso di fara mantiene la radice del viaggiare, e quindi probabilmente sì, sì, sono nuclei che per lungo tempo si sono spostati, almeno dal punto di vista concettuale originario, no? Quindi mantenendosi però nel viaggio, insomma. E se pensiamo a quanto è diversa la ricetta della spietanza locale nel paesino d'Italia da una frazione all'altra, no? Sì. Senza andare da un capo all'altro dell'Italia, ma semplicemente la stessa tradizione alimentare, ma declinata
da una frazione o da un paese, non ci diventa difficile immaginare che appunto tutti i familiari potessero avere una loro tradizione. E questa è la tradizione culinaria è una di quelle più facili poi da trasmettere, quindi è da mantenere, quindi non è impossibile, ecco, non ci sono ovviamente prove provate di questa cosa, però trovo molto molto interessante che si possa addirittura identificare abitudini culinarie all'interno dei Longobardi, questo non me l'aspettavo. Senti, ora un argomento, io l'ho lasciato volutamente verso la fine perché sennò si parla solo di quello, no? Perché la prima cosa che uno chiede a un rievocatore è le armi. Invece, vedi, ho cercato di parlare di tutto prima di parlare delle armi, però parliamo anche un pochino delle armi utilizzate dalla classe guerriera dei Longobardi, che tendenzialmente è vero che si sovrappone quasi esclusivamente con i liberi, quindi... però so anche Aldi a volte possono essere arruolati nell'esercito. Diciamo che la questione servire è... nell'esercito, scusa, arruolare è un termine scorretto. Diciamo che la questione secondo me è dibattuta e non chiarissima anche per la velocissima evoluzione che ha la società longobarda dal loro arrivo in Italia. Sì. Perché appunto parliamo di armi, parliamo di guerrieri, ma teniamo conto dei morti, no? Che sono quelli che ci danno le informazioni. E se noi ascoltiamo gli antropologi che studiano i reperti della prima generazione, ci dicono che i Longobardi in senso lato, quelli che noi identifichiamo come Longobardi per corredo, hanno spesso... E ricordiamolo in senso lato, perché la cultura materiale non è di per sé una prova dell'etnia. Esatto. Anche se poi c'è lo studio recente sul DNA che dimostra che una certa corrispondenza fra la Pannonia e il Piemonte... Esatto, cioè. E questo è di nuovo, torniamo a quello di prima, no? In cui spesso la scienza ultimamente sta confermando le tesi invece d'antan, insomma. Quindi c'è, non solo, io ho letto anche gli studi in cui si dimostra un certo patrimonio genetico simile a quello proprio germanico, perché un'altra delle tesi tipiche è quella della scuola di Vienna, è quella dell'identificazione pannonica, quasi delle steppe orientali dei Longobardi, invece, almeno per quello che abbiamo potuto vedere finora, è proprio una popolazione che ha più una similitudine genetica con i germani, insomma. E senza aprire parentesi troppo grandi, la cosa interessante è che poi questa chiusura all'interno di questo bacino genetico permane anche in Italia per alcuni anni. Quindi per alcuni anni i matrimoni misti non vengono effettuati. Ed è interessante dal punto di vista della definizione dell'identità, che era sempre una delle grandi cose discusse dalla scuola di Vienna. Però non voglio aprire mille parentesi. Scusa, l'ho aperta io, però ci tengo anche per far capire a chi ascolta, no? Com'è il dibattito e su che punto è il dibattito punto, perché è uno dei più difficili, diciamo, dei quali districarci. Però torniamo alle armi, scusa. Torniamo alle armi. E quindi gli studi sulle ossa, sui morti della primissima generazione, indica che effettivamente chi veniva deposto col corredo da armato, statisticamente parlando, era in effetti un guerriero. Aveva o i segni dei danni portati dalla pratica bellica, o i segni marker osseo-muscolari della pratica. Quindi, sì, sì, sì. No, l'osso più forte in corrispondenza del braccio forte per gesti ripetuti, le gambe da cavaliere. E poi però progressivamente, ma molto rapidamente, c'è una ristretta fascia della popolazione nelle generazioni successive che mantiene i marker dell'allenamento, ma molto meno meno allenati dei primi conquistatori, mettiamola così. E con molte meno occasioni di mazzate, perché anche i traumi calano. Mentre una grossa parte che magari si fa seppellire comunque con un identificatore di corredo d'armato, magari solo una parte, una lancia, uno scramasax, poi ne parliamo, uno scudo, però mostrano più invece dei marker ossei da lavoratori. Quindi c'è uno scollamento fra l'idea del guerriero libero, certo, e la sostanza sociale. E la sostanza, cioè l'idea dell'esercitale, quindi del fatto che se sei un arimanno hai diritto e dovere alla spada perché sei un arimanno, però nella pratica la tua vita è diventata quella di un civile. E infatti poi ne abbiamo prove di questa cosa più in là,
anche nelle leggi dei Longobardi che ribadiscono in continuazione i resi si sforzano, mi raccomando, dovete combattere se siete degli arimani, dovete esercitarvi. Quindi questo è molto più in là, ma di solito se si arriva a quel punto perché c'è stata un'evoluzione, insomma. Esatto. E quindi questa è si vede anche archeologicamente questa evoluzione, e come hai detto tu è rapidissima, cioè non immaginatevi 5-6 generazioni, no? È una questione di differenza tra la primissima, già la seconda e la terza generazione sono già diverse, no? Se non sbaglio. Anche perché poi se contiamo che alla fine del periodo longobardo canonico, quello del regno, già non abbiamo più tombe con i corredi, quel termine di paragone, no? Scompaiono quando? Verso la fine del settimo, se non sbaglio. Sì, fra a cavallo fra il settimo e l'ottavo sparisce quasi tutto ormai, no? Appunto la mia tomba è del primo quarto del settimo, poi piano piano, no? Sempre. Sì. Però ecco, se vogliamo identificare un corredo canonico, possiamo immaginarlo inesistente, nel senso un corredo immaginario, non esiste uno che ha tutto, ma possiamo immaginarlo per la prima generazione armato di spada, quindi di spada lunga, diciamo sui 90 centimetri in media, no? 85, 92, ma diciamo sui 90 centimetri, lama a due tagli, con la punta non particolarmente acuminata, piuttosto larga, magari sui 5 centimetri alla base, con un'elsa che, per quello che ci dicono i dati archeologici, doveva essere all'inizio prettamente organica, legno o corno. I nostri colleghi inglesi dei Wulfednas tendono sempre a preferire il corno, dicono non è che perché non c'era, è perché probabilmente la presenza vicino al ferro ne ha favorito la dispersione, la degradazione. E da noi c'è la tradizione di dire no, era in legno, però in ogni caso era organico, perché ci capita spesso di trovare queste spade con la lama nuda, nessuna impugnatura e magari un pomellino in bronzo, quindi non è stata defunzionalizzata, non è stata tolta l'elsa, perché il pomello è ribattuto, ma tutta la parte dell'impugnatura vera e propria è scomparsa. Sì. Poi anche questa si evolve, diventano a guancette, bronzo, organico, bronzo, abbiamo le bellissime spade di VII secolo inoltrato con gli anelli fissi come quella della mostra. Bellissima, che adesso è la spada di Trezzo, se non sbaglio, e si trova al Museo Archeologico di Milano, insomma, l'ho vista poche settimane fa. È una tipologia, tra l'altro, quella dell'anello, che in realtà è sparsa per l'Europa, no? Dal punto di vista letterario, tutte questi collegamenti sulla questione dell'essere lo spezzatore di anelli perché doni le ricchezze, no? Con un immaginario germanico che poi arriverà fino a Tolkien, eccetera. E la spada, però, e tu mi hai detto di Tolkien, ricordiamo che Alboino è l'amico degli elfi, insomma. Assolutamente. e che nei primi lavori di Tolkien c'è Elfwing, che poi diventerà Elendil, perché Elendil è Elfwing in Sindarin, quindi esatto. Non solo Alboino e Audoino sono tradotti in alto inglese, sono praticamente, come si chiama, Eomer e suo figlio, però al contrario, quindi Eomer dovrebbe essere Audoino, se non sbaglio. Comunque, per intenderci, insomma, ha pescato a piene mani. Sì, Tolkien. Sì, sì, sì. E quindi anche quello, l'immaginario dell'anello, no? Come alcuni anni fa, decenni fa, vedevano un legame proto-feudale in questo anello nelle spade, no? Sì. C'è tutta una narrativa, letteratura riguardo. Questa spada in particolare era l'apice della tecnologia metallurgica non solo longobarda, germanica in genere. Perché se noi oggi visitiamo un museo longobardo o con un'esposizione a tema longobardo, se guardiamo queste spade, la cosa più interessante che notiamo è la cosiddetta decorazione a onde nel cuore della lama. La lama è molto larga, la parte che diventa il filo è omogenea per quanto consumata, mentre il cuore ha queste ondine, questi intrecci che noi ci ostiniamo a chiamare damasco, ma che damasco non è, è un pseudo damasco ed è quello che in inglese viene definito pattern welded blade. Perché per ovviare alla difficoltà di ottenere un acciaio come lo intendiamo noi oggi, quindi no, realizzato con i principi della fisica e della chimica, ma molto ben consapevoli delle capacità elastiche invece dei vari ferri che avevano a disposizione, i fabbri, soprattutto germanici, avevano sviluppato questa meravigliosa tecnica di creare un'anima in pseudo damasco, cioè panetti
a strati di ferro più o meno acciaioso, quindi più elastico o più duro, intrecciati come una treccia per capelli, per semplificare, in realtà poi i disegni sono più complessi, a loro volta magari in due o tre strati, che costituivano l'anima della spada, venivano saldati per battitura, che anche quello, io non so se tu hai mai provato a saldare qualcosa per battitura. No, però dà il senso di una cosa molto faticosa e molto difficile. Bisogna portare ad altissima temperatura, quasi al massimo raggiungibile col carbone di legna, che poi era il carburante dell'epoca per quello che riguardava i lavori artigianali, una superficie molto specifica, ma che poi deve essere omogenea lungo magari appunto 80 cm di lama. Lasciamo stare che poi magari viene ribattuta e allungata, ma 50 è una precisione che se no crea una bolla d'aria dove la saldatura non avviene. Meraviglioso. Su questo poi viene aggiunta la parte omogenea nel ferro più acciaioso, nell'acciaio migliore che hanno. Così in questo modo il filo è duro, affilabile, potenzialmente però fragile, perché quello che è duro si spezza, mentre il cuore è elastico. È elastico, quindi... Beh, questo dà l'idea... Hai detto una cosa bellissima, dall'idea del livello artigianale raggiunto dai Longobardi, come avevamo detto all'inizio, avevamo parlato di oreficeria e di metallurgia come i vertici della loro sapienza artigianale, e questo è un ottimo livello di produzione, vero? E infatti erano un po' le Ferrari dell'epoca, e quindi la prima cosa che vediamo è che man mano che quel cambiamento di cui parlavamo, no? Quell'impoverimento di una parte e l'arricchimento di altra, avanza, le spade diventano meno frequenti. E se già erano affiancate prima gli Scramasax, che sono dei coltellacci a un filo solo, questi Scramasax nella prima generazione sono corti, sono piccolini, sì, sono da corpo a corpo. Perché tanto hai la spada, no? Molti hanno, esatto, la spada, quindi non hai bisogno di uno Scramasax lungo, no? Man mano che invece andiamo verso le generazioni più avanzate, ci spostiamo verso il VII secolo, lo Scramasax va a sostituirsi alla spada, diventa un'arma da cavalleria che puoi usare dall'alto verso il basso. Lungo, quindi, adesso lo stai facendo vedere, ma lungo più o meno 50 di centimetri. Questo sono quasi 60 centimetri, mentre quello di VI secolo è un gladio, praticamente. È molto più grosso, molto più pesante anche, e quindi... si sostituisce progressivamente alla spada, non in tutti i corredi, ma in molti. Sì, sì. Poi accanto a questo abbiamo gli scudi, e la cosa bella degli scudi negli ultimi anni è che finalmente gli archeobotanici sono riusciti a studiare le essenze mineralizzate. Legno. Esatto. E quindi ci hanno finalmente saputo dire quanto era spesso, di che legno era. È una cosa e quanto era spesso e di che legno era, dai, allora, diccelo. Intorno al centimetro... Ma variabile, perché poi quello, anche lì la questione è che c'è un'artigianalità, no? Quindi ogni cosa... Certo, ogni cosa. Ma la cosa interessante è che erano legni molto leggeri ma molto elastici. Quindi pensiamo, ad esempio, alla mia tomba è salice, in altre è pioppo. Legni elastici che sono facili da realizzare in tavole sottili, così magari puoi realizzare due strati con le fibre a 90 gradi, in modo che siano più resistenti per quanto leggeri. Ma non pesanti nell'essere portati, anche perché lo scudo longobardo, che poi è una cosa tipica non solo di quello longobardo, ma insomma in generale dell'epoca, non è lo scudo che immaginiamo dai film hollywoodiani medievali in cui lo scudo viene legato sul braccio, no, del cavaliere. È uno scudo con una maniglia centrale. La maniglia centrale vuol dire che tutto il peso tu lo porti sul polso. Sì. Se lo scudo è troppo pesante, semplicemente non riesci a gestirlo, non riesci a reggerlo. Certo. Scegliere il legno giusto. Infatti, noi di solito troviamo lambone di metallo che proteggeva l'impugnatura, il pugno al centro dello scudo. Esatto. Tra l'altro, gli archeologi, in base alle forme degli umboni, riescono anche a classificare a livello cronologico. Però, appunto, questo umbone sta sul lato esterno e protegge, diciamo, il pugno, sul lato interno c'è una maniglia. E tutto il resto è legno e cuoio, e non sappiamo poi delle decorazioni, perché ovviamente non si è conservato niente della parte organica, ma sappiamo che alcuni umboni, in particolare dal VII secolo, vengono decorati con motivi a trichetra o con motivi a croce, a seconda delle zone geografiche. Quindi anche questa c'è un'evoluzione anche dello scudo, diventano così scudi da parata, come vengono chiamati. Sì, sì.
No, 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 e io trovo molto interessante quello che tu parli dell'evoluzione della società relativa anche alle armi, perché dà il senso di come, diciamo, in un certo senso, questo l'ho visto in tante popolazioni, per esempio mi viene in mente i Visigoti, che ho studiato di recente, dove si vanno a fondere le élite e si vanno a fondere anche le classi meno abbienti. Mentre all'inizio la differenziazione tra un esercito che ha conquistato, dove ci sono le differenze sociali, ma relativamente parlando, in teoria sono lo stesso gruppo e con una, quasi gli stessi diritti, e una popolazione locale che è diversa e ha le sue regole, vive con i suoi vescovi, eccetera, le sue leggi anche, si passa a una società in cui hai l'elite locale romana che si è fusa con l'elite germanica, e ma costruendo quella che sarà la nobiltà, insomma, e invece gli strati popolari che a loro volta si sono fusi tra di loro. Infatti la cosa interessante è che per il contesto longobardo questa fusione richieda, per assurdo, così tante generazioni, cioè un paio, però insomma, così tante generazioni prima di diventare attiva, però poi dopo sono tutti longobardi. Sì, e lo sì, sono sì, fino al Medioevo inoltrato. Fino al Medioevo inoltrato, sì, perché poi ben oltre la caduta del regno longobardo, insomma. Comunque, quando noi andiamo a Poggibonsi, che appunto è il villaggio carolingio, però noi facciamo le nostre didattiche, dal punto di vista narrativo, no, dell'immersività, noi siamo i nobili di Staggia, che abitano sulla collina vicino, che si sono sempre dichiarati longobardi anche in periodo carolingio. Esatto, quindi siete anche coerenti in questo caso. Ma ti ho interrotto e stavi parlando dopo degli scudi, volevi parlare di qualcos'altro forse dell'armatura? Ma solo velocemente per non tenere troppo la povera gente che magari si annoia, ma insomma poi ovviamente c'era tutta una serie di armi, diciamo minori, perché queste erano le principali, ma poi ovviamente c'erano le lance, dove non abbiamo una tipologia di lancia longobarda, abbiamo le foglie d'alloro, le foglie di salice, cioè, le troviamo in tutte le salse veramente, e poi troviamo la questione degli archi e delle frecce, dove vediamo da un lato queste frecce molto elaborate, magari trilobate di derivazione avara, oppure con l'asta ritorta, che probabilmente aveva solo una funzione decorativa, ma molto belle, e abbiamo la certezza della presenza accanto all'arco lungo europeo, dell'arco di derivazione, noi diciamo avara per la vicinanza, ma insomma possiamo dire orientale asiatica in generale, perché in alcune tombe, in particolare noi a Cividale ne abbiamo una, sono stati ritrovati terminali in osso, quindi degli archi compositi ricurvi. Quindi che sono diciamo, ovviamente gli archi compositi sono più corti, più agevoli da utilizzare, anzi, che possono essere usati a cavallo, quindi sono tipici delle steppe, perché ovviamente se non se ne fanno niente degli arcieri a piedi nella steppa, e hanno una maggiore gittata rispetto a un arco lungo tradizionale, insomma. E sono anche molto più difficili da costruire, insomma. Sì, 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 sono veramente un lavoro artigianale. Non che quelli monolitici siano una sciocchezza, però sono diverse le tecniche, sono più complesse. Invece di armature abbiamo pochissimo, perché ad esempio noi abbiamo un unico elmo lamellare in associazione, perché facciamo riferimento ai reperti centro italiani, in cui c'è un nasale, una calotta, alcune lamelle, ma il nostro, ad esempio, riproduce quello alla mano di Niederstrozingen, perché è completo. Quindi, come si diceva prima, probabilmente era un set da duca e ce n'erano pochissimi. Sì. Sappiamo che la tecnologia ovviamente dell'armatura d'anelli era presente, abbiamo dei guanti con dei rimasugli di armatura d'anelli, ma per qualche motivo, cioè che immagino sia economico, ma non ne abbiamo la certezza, la presenza di armature complete magari in Italia. L'armatura, magari la spada la seppellisci e l'armatura la lasci al figlio, probabilmente, non lo so, me lo sto inventando, o comunque erano poco diffuse, comunque sicuramente. Sì, sì, sì. Anche noi supponiamo qualcosa del genere, nel senso se ti mettono sotto con l'armatura ti tirano fuori che sei ancora tiepido. Esatto, anche la notte vengono a prendere l'armatura. Esatto, se pensiamo ad esempio semplicemente al mito, cioè al mito, a Paolo Diacono che racconta del duca di Verona che va a rubare la spada di Alboino per la questione simbolica, figuriamoci in armatura, al di là appunto del valore economico, cioè mille motivi per non seppellire qualcuno con l'armatura, insomma.
Sì, chiaro. Senti, un'ultima domanda, cos'altro sappiamo sui altri mestieri dei Longobardi, lavori artigianali oltre a quelli che abbiamo già citato? Beh, in realtà sappiamo poco, perché appunto con questa ideologia del Longobardo in quanto guerriero e della donna che è sepolta con i gioielli del suo ruolo femminile, sappiamo pochissimo dei lavori. Abbiamo alcuni brevi riferimenti magari no, a qualche artigiano tipo Magister Ursus Fecit riferito a un'incisione su pietra, ma poco altro. L'unico lavoratore che veramente sappiamo che avesse una funzione preminente a livello culturale era il lavoratore dei metalli. Sì, e questo dovrebbe... tutto torna da questo, perché si vede da questo livello di metallurgia nelle spade, quindi è un lavoro, come dire, di prestigio, e se non sbaglio si fanno anche seppellire, no? Con gli attrezzi del mestiere, a per differenza probabilmente di tutto il resto. Esatto, per quello lo sappiamo, no? Perché alcune tombe di guerrieri hanno gli strumenti da fabbro, e addirittura nell'Ottocento nella periferia cividalese hanno trovato una tomba che aveva solo le incudini da orefice, è la cosiddetta tomba dell'orefice di Grupignano, che aveva tre incudini molto minute, sono molto piccole, con le teste di pochi centimetri, e che sono state identificate appunto come incudini da orefice. Questa tomba non aveva armi, aveva le incudini e una fibbia da cintura in argento, che all'epoca si diceva di stile mediterraneo, adesso l'attribuzione stilistica sta venendo un po' rivista, insomma, per definirla, insomma, era così ancora. E quindi quest'uomo poteva... Cioè, tradotto romano, stile romano, per banalmente. Sì. E quest'uomo poteva permettersi di essere sepolto da fabbro e non da guerriero, ma neanche da romano, perché comunque si è fatto seppellire con qualcosa che un buon cristiano non avrebbe avuto bisogno di avere nell'aldilà. Certo, certo. E però lo attestava come un ruolo preminente nella società. Nei contesti longobardi premigratori, come ad esempio... nel contesto di Poisdorf in Austria, la Bassa Austria, addirittura si trova il guerriero, la spada, ma insieme alle pinze e al crogiolo, per dire. Quindi sì, ancora sì. Una volta, tu sei un guerriero, ma sei anche un fabbro. Quindi esatto, veramente non c'è il fabbro e il guerriero. Sei un guerriero e sei anche un fabbro, sei un fabbro e sei anche un guerriero, però... diciamo, questa identità del popolo germanico in armi e l'esercitale fino all'ingresso in Italia è molto forte. Fortissima, ed è quasi l'unico lavoro che veramente viene identificato, l'unica attività artigianale che ha questa grande importanza. Tra l'altro, se i tuoi ascoltatori avessero voglia di farsi un grandissimo svarione sulla figura del fabbro, però è uno svarione veramente impegnativo, nel senso che prende il dato letterario e poi ci fa tutti dei ragionamenti sopra, quindi bisogna un attimo abbandonare l'approccio scientifico duro. Sì. C'è Il Sacro Artefice di Paolo Galloni, che è un romanzo, non è un romanzo, scusatemi, è un saggio meraviglioso che analizza i vari miti sulla figura del fabbro nel contesto indoeuropeo e prova a intracciarli. Fantastico. E al di là poi delle conclusioni a cui lui giunge, alla scuola a cui appartiene, eccetera, fa molto ben capire come questa importanza della figura del fabbro abbia una continuità trasversale nel mondo indoeuropeo. Certo, certo, ma è un ruolo importantissimo appunto in una società pre-industriale, no? Insomma, ovviamente. Senti, guarda, abbiamo fatto, Gabriele, una bella oretta e mezza, però non ti posso lasciare andare via prima di parlare magari del rapporto che c'è tra la Fara e il museo di Cividale sui Longobardi, che è un piccolo gioiellino. Sì, è un gioiellino poco noto, sfortunatamente, o fortunatamente, perché questo gli ha permesso di conservarsi in un certo modo. Noi abbiamo avuto la fortuna di relazionarci molto presto col museo. Abbiamo iniziato a collaborare con il precedente direttore, che era Fabio Pagano, che adesso è ai Campi Flegrei, e poi con la dottoressa Borzacconi, che gli è succeduta. Abbiamo organizzato insieme il nostro evento che si chiama Anno Domini 568, ma che in realtà negli ultimi 3 anni, causa Covid, è rimasto fermo, perché lo organizzavamo con il museo dentro il museo, quindi con tutte le limitazioni era quasi impossibile. Certo. Però abbiamo avuto questa grande fortuna. Il Museo di Cividale è una realtà
molto peculiare, nel senso che è il più antico d'Italia sui Longobardi, e con un, così un gioco che a noi piace, il gioco di parole che piace dire spesso, è più vecchio d'Italia, non il più vecchio d'Italia, è più vecchio d'Italia, perché è stato fondato durante il periodo asburgico, è austro-ungarico, insomma, è del 1817 e ha recentemente festeggiato i suoi 200 anni, poco prima del Covid, appunto. E nasce con le prime indagini dei nobili locali, però sotto l'autorità imperiale, per cercare, loro cercavano in origine di dirimere la, la vexata quaestio se Forum Iuli fosse Cividale o Udine. Uh-huh. E quindi scavavano, perché poi appunto nel, nel Friuli medievale il potere si sposta a Udine, quindi dicevano no, no, ma Forum Iuli siamo noi. No. E hanno cominciato a scavare, hanno trovato, all'inizio pensavano che fossero goti, poi le cose si sono specializzate, e Cividale ha fornito una marea di necropoli, nel senso che questo piccolo centro romano, che poi diventa centro ducale, era completamente circondato da una corona di necropoli. Sì, incredibile, se uno guarda la mappa è incredibile, veramente. E c'è la ferrovia, c'è Cella, San Giovanni, Gallo, San Mauro, Santo Stefano in Pertica, che anche solo a livello linguistico sono interessanti. Santo Stefano in Pertica proprio è proprio evidente, perché per chi non lo sapesse, no, è una tipica tradizione longobarda, per quello che sappiamo, no, della Pertica. Sì, la sepoltura in cui quando tu non hai il morto da poter seppellire, infiggi una pertica con una colomba in cima rivolta verso dove è morto il deceduto. Proprio una cosa di una paganità, no? Proprio fantastica. Proprio. Esatto. E tra l'altro c'è a Pavia, c'è anche una chiesa in Pertica, no? Sì, era una famosa chiesa in Pertica che quindi dà l'idea di come ci fosse, c'è un legame cimiteriale con la tradizione precedente, poi ereditato anche diciamo in epoca cristiana, in questo senso. Sì, beh, i toponimi poi sono bellissimi, perché appunto ad esempio lì a Cividale c'è una necropoli che si chiama Gallo, dove sì, con tanto di baretto alla rotonda con il gallo fuori, no? Esatto, e tutti realtà pensano che sia il gallo, e invece noi lo sappiamo, è Geagi, no? Esatto, è un toponimo che indica una determinata conformazione del territorio agricolo e del bosco, no? Del bosco bandito, sì, che addirittura in friulano poi diventa Ghiai, e quindi se ci si sposta nell'Alto Friuli c'è il bosco di Ghiai. Devo aggiungere un toponimo quindi alla mia mappa della toponomastica longobarda. Tu lo sai che ho una mappa con... Sì, lo so. Ma lo sai che mi ha scritto un professore dall'Inghilterra, mi ha detto, guardi, è lei l'autore di questa mappa, perché me la vorrei citare nel libro. Prego, ma veramente non ho un lavoro arduo. Però è una delle cose che il mio sito è una delle cose più visitate in assoluto, la mappa della toponomastica longobarda. Quindi devo aggiungere, detto Ghiai. Ghiai è scritto con la I lunga, G, I, in friulano si legge Ghiai. Ok. Ma ti mando il link a Google Maps, così vedi dov'è. Esatto, così vedo dov'è, devo aggiungere tutti questi e quindi tutte queste necropoli scavate nell'Ottocento, nel Novecento, poi fino appunto al 2012, ma una volta noi eravamo a un evento ad agosto a Cividale, il direttore del museo è arrivato e ci fa, scusate, avete da fare? No, l'evento inizia fra un'ora, ecco, venite. Stavano costruendo una villetta dal 2013-2014 e facendo le fondazioni hanno trovato una necropoli multiepoca, questa era una tomba da cappuccino, siamo andati fuori dallo scavo, però ce le ha mostrate, è una tomba da cappuccina, è una tomba di quella che poi si è dimostrata essere una donna alamanna, quindi probabilmente sposata, un longobardo, e poi c'erano questi due piedoni con una punta di lancia di un guerriero che però finivano sotto l'asfalto e quindi lì non si è saputo cosa c'era. Per dire, cioè Cividale è così dal punto di vista longobardo. Sì. E il museo ha alcuni fra i corredi di prima generazione più significativi, proprio perché appunto porta d'ingresso, è capitale di un ducato tradizionalista, e quindi... Sì. Le fibule a staffa, le spade damascate, la sepoltura col cavallo, il cavaliere. Sì, l'ho letto anche questo è bellissimo. Insomma, lì proprio ti fai seppellire col cavallo, proprio il non plus ultra della nobiltà, insomma. Mm-hmm. E poi sotto, nelle fondamenta, hanno la fondazione del palazzo patriarcale originale, quindi è veramente tutto lì. A due passi c'è l'altare di Ratkins nel museo
certo, cristiano, col battistero di Callisto, e a quattro passi c'è il tempietto longobardo, quindi è proprio un gioiellino tutto assieme. Dai, dai, è un bel viaggio andare a Cividale. Io devo ancora farlo, sarà un pellegrinaggio in questo sì, in sì, fai un fischio che ti portiamo in gita. Bene, bene, bene. Va bene, dai, grazie, veramente grazie Gabriele, è stata una serata magnifica, non vedo l'ora di condividerlo anche con i miei ascoltatori. Ti ringrazio anche perché io ti avevo contattato per la mia primissima puntata sui Longobardi, quindi ci tengo a ringraziarti ancora, perché ovviamente io ero all'inizio, ho detto guarda te la mando, fammi sapere se ho scritto delle corbellerie, quindi ti ringrazio anche per quello. Grazie per la fiducia. Bene, bene, e va bene, dai, alla prossima, quindi grazie ancora. Mandi.